Sarò a fuoco. Io ve lo giuro che lo pubblico anche se non sono a fuoco, non sto scherzando. Hello everybody, ciao a tutti, io sono Lea e bentornati sul mio canale. No, io non so da dove cominciare, ve lo giuro. Allora, Geez, non sembro neanche io in questo video, sono sciupatissima. Comunque, non riesco a parlare. Allora, sono tornata da Mykonos. Sono stata in Grecia con le mie compagne di classe, una bellissima settimana. C'erano tutti i miei amici, tutta la mia scuola, tutte le altre scuole di Milano. Ho persino incontrato tantissime di voi che siete state gentilissime e carinissime, che siete venute a fermarmi, a chiacchierare con me. Veramente mi ha fatto super piacere e se mi avete visto e non mi avete fermato, male dovevate fermarmi. Comunque, io mi sono divertita moltissimo a Mykonos, davvero davvero tanto. Però purtroppo è successa una cosa un po' spiacevole. A parte che questo viaggio è cominciato male di principio, perché il nostro volo ha fatto 5 ore di ritardo. Quindi noi, anziché atterrare a Mykonos alle 21:30, siamo atterrate a Mykonos alle 2:30 di notte. E siamo andate subito a casa nostra, dove già la metà delle mie compagne di classe era arrivata. Ovviamente eravamo carichissime ed eravamo super dispiaciute per il ritardo, perché comunque avevamo perso tanto tempo e avevamo voglia di uscire, di andare a divertirci tutte insieme, finalmente riunite dopo la maturità. Quindi che cosa succede? Niente, stiamo un po' a casa. Faccio una piccola premessa: la vita a Mykonos è un po' strana, nel senso che gli orari non sono gli orari della vita normale, cioè noi pranzavamo alle 6 di sera, per farvi capire, cioè quello era il nostro pranzo, e si cenava alle 2 di notte, cioè gli orari sono un po' sballati, non è... è un altro, cioè un altro universo, un'altra cosa, quindi ok. Cosa succede? Arriviamo a casa alle 2:30, alle 4 di mattina decidiamo appunto di uscire tutte insieme e di andare a Mykonos Town, quindi in centro a Mykonos, in questo pub super figo tra l'altro che si chiama Scandinavian, a raggiungere gli altri nostri amici, stare lì, ballare un po' con la musica e poi tornare a casa alle 7 di mattina. Ripeto, la vita a Mykonos non è proprio normale, cioè tu vivi in un altro mondo, chi ha fatto il viaggio di maturità comunque sa come funziona, cioè tu proprio vivi in un altro universo, non, niente ha senso, nulla ha un ordine e tutto va così. E una settimana vola. Comunque, tornando al discorso, finalmente andiamo a ballare, ci divertiamo tanto, torniamo qualche ora dopo a casa nostra. Torniamo, una mia compagna apre la porta, guarda l'altra e dice: "Cavolo, siamo le solite disordinate, guarda che casino che abbiamo lasciato." Poi ci ha pensato un attimo. E non siamo proprio state noi a lasciare il casino, ma ci sono entrati i ladri in casa. Ora, la prima cosa che abbiamo fatto è stata fiondarci sulle nostre cose e a tutte mancava tutto, cioè a tutte mancava tutto, ma ora poi vi parlerò anche di questo. Quindi immaginatevi 11 ragazze super cariche di adrenalina, super felici di essere finalmente in viaggio di maturità. Appena arrivate a destinazione, che aprono la porta di casa e vedono questo disastro. Io che avevo prenotato la casa, quindi era tutto a mio nome, ho chiamato subito la proprietaria, le ho chiesto di venire e le ho chiesto di chiamare la polizia perché eravamo spaventatissime, non sapevamo se questi fossero ancora lì o che cioè comunque mi sentivo in pericolo e allora le ho chiesto di chiamare appunto la polizia. Niente, lei è arrivata con i poliziotti, ci hanno chiesto di fare una lista delle cose che ci avevano rubato e di sporgere denuncia. Però capite anche voi che era, cioè, che era un po' inutile, voglio dire, ok, non l'abbiamo fatto, ma capito, come se fosse servito a qualcosa, è servito solamente a tranquillizzarci un attimo. Dunque, facciamo una bella lista di tutte le cose che ci hanno preso. Hanno preso in primo luogo dei soldi in contanti, che però comunque voglio dire, i soldi sono soldi, però appunto sono comunque soldi. Ci siamo veramente rattristite quando abbiamo capito che ci avevano rubato le cose. Hanno rubato tantissimi occhiali da sole. Quindi immaginatevi 11 persone senza occhiali da sole che magari erano stati regalati dai genitori, dai fratelli, dagli amici e così via. Io stessa mi hanno preso
l'universo intero. Già che c'erano, potevano prendermi la valigia e portarsi via anche quella, forse facevano meno danni. Comunque, mi hanno preso dei soldi in contanti, mi hanno preso le AirPods, che erano uno dei miei regali preferiti del mio compleanno dei 18 anni, che mi hanno regalato le mie più care amiche, ed erano un regalo a cui tenevo tantissimo e ovviamente se le sono prese. Hanno preso delle collanine che avevo appena comprato da H&M, che comunque ci avevo speso 30 euro per comprarle, collane e orecchini, ovviamente sono spariti. Mi hanno preso i miei occhiali da sole di ASOS, sperando in chissà quale somma, in realtà cioè, sono degli occhiali da sole che costano 10 euro, quindi godo che li abbiano presi, maledetti. Poi mi hanno preso, questa veramente, queste due cose sono quelle che mi dispiacciono veramente di più. Mi hanno preso la mia pochette di Zoeva con i miei trucchi preferiti e i pennelli, perché ovviamente mi sono portata i miei trucchi preferiti, i miei pochi trucchi preferiti, quindi proprio i miei must, da usare appunto nelle situazioni, cioè in una situazione importante dove volevo usare dei miei trucchi, e ovviamente il primo giorno sono spariti, l'unica a cui hanno preso i trucchi sono io, con tutti i miei pennelli meravigliosi, anche quelli un regalo dei 18 anni, il mio illuminante di Rihanna, cioè il nuovo fondotinta di Benefit c'era, che mi piaceva da morire ed era pure del colore giusto della mia abbronzatura. No, mi hanno preso tutti i miei trucchi preferiti, tutti. Avevo anche comprato delle cose nuove, quindi c'è veramente la palette, la Peachy Matte di Too Faced, che era diventata una delle mie palette preferite, l'unica palette che ho portato, grazie a Dio. E infine mi hanno ovviamente preso la Canon, perché io desideravo tantissimo fare il vlog della vacanza, lo desideravo da gennaio, da quando abbiamo prenotato, perché volevo appunto creare un ricordo per me, per tutte le mie amiche, e soprattutto lo volevo condividere online. E invece si sono presi pure quella, ovviamente, cioè, ma ovviamente sarà la prima cosa che avranno preso. Il problema è che all'interno della videocamera c'era la mia schedina di memoria da 64 GB, con all'interno tutti i video che avevo preparato per l'estate, che avevo intenzione di montare in questi due giorni che sono stata a Milano, pubblicarli in questi due giorni e lasciar correre l'estate. Ovviamente non ho più nulla, cioè non ho più nulla, non ho più niente, niente. E sono andata a ricomprare questa meravigliosa Canon EOS M6 che avevo già adocchiato un po' di mesi fa. Diciamo che avrei anche potuto aspettare per comprare una nuova fotocamera, però oggi, proprio oggi, mi serviva, oddio raga mi viene da piangere, mi serviva proprio un regalo da farmi a me stessa. Perché vabbè, praticamente cos'è successo? Stamattina sono andata dal dottore, ho prenotato una visita urgente, perché io dal 30 di maggio che non ho più la voce piena. E voi mi direte, ce ne siamo accorti, anche io, e non sapevo come sistemare la questione. Comunque all'inizio mi sono detta, vabbè, sarà normale, avrò festeggiato per la fine della maturità, avrò cantato un po' troppo, avrò parlato tanto, che ne so, chi più ne ha più ne metta. Però ho comunque pensato che fosse una reazione normale del mio corpo a tanto stress e a magari qualche festa di troppo. Poi però la voce non mi è mai tornata pienamente, mai. Solamente quello che vi dicevo, solamente all'orale, per quell'ora avevo la mia voce e subito dopo l'ho ripersa. Quindi oggi sono andata dal medico e devo fare una cura piuttosto forte col cortisone, perché ho le corde vocali estremamente gonfie e devo fare una cura un po' pesante nel bel mezzo di agosto. E cioè mi dispiace, perché insomma, mi dispiace perché non avevo assolutamente voglia e speravo ovviamente che non fosse niente di grave, ma in realtà cioè, nel senso, non si sa neanche se il cortisone basterà, perché comunque dopo questa terapia devo fare un'altra visita, pregare e sperare che non ci siano dei nodi o che io non abbia comunque le corde vocali completamente danneggiate. Cioè, già nel video precedente avete visto quanto questa cosa mi faceva stare male. Oddio, non volevo mai essere una di quelle persone che piangeva su YouTube, porca vacca. Beh, comunque questa è tutta la mia sfiga raccolta in un video. Le cose brutte della vita comunque sono altre. Ci si solleverà sempre. Ora vabbè, solo perché la notizia è bella fresca, quindi oggi ci sono rimasta particolarmente male. Però vabbè, voglio dire, si va avanti, ci curiamo, poi vediamo come procede. Però il fatto del furto
anche lì ci sono rimasta veramente molto male, però come ho appena detto le cose gravi sono altre, può capitare, ovviamente dispiace, questa è la vita, succede e devi, cioè, devi accettarlo e andare avanti e ovviamente non rovinarti la situazione. Per fortuna io ho delle grandi compagne di classe, delle grandi amiche e abbiamo avuto tutte insieme un momento di veramente di crisi nervosa, breakdown mentale, attacco di panico, che però si è risolta subito e 5 ore dopo eravamo già tutte a ridere e scherzare di questa situazione, perché alla fine, come diceva il nostro caro Pirandello, spesso e volentieri è più facile superare una situazione tragica se la si rende comica. Quindi nulla, la nostra settimana micro si è andata veramente benissimo, sicuramente avrete visto le storie e già mi dispiace se vi ho tartassato troppo, ma ero proprio contenta, mi sono tanto tanto divertita e quello che speravo e quello che ho detto nello scorso video si è veramente realizzato. Sono molto 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 contenta di aver fatto questo viaggio con loro perché sono le mie cazzo di sorelle, come ci siamo definite per tutta la settimana e per quest'ultimo anno meraviglioso. Bene, io ora ho estremamente voglia di piangere di nuovo, quindi vi saluto, spero che questo video non sia troppo depresso perché, cioè, non voglio essere depressa, io è l'ultima cosa che desidero, anzi io sono veramente l'allegria fatta a persona, anzi sono triste spesso e volentieri, ma non è una cosa che condivido, preferisco condividere sempre gioia e felicità perché è così che bisogna stare, non tristi. Ma oggi va così, volevo filmare questo video un po' più presa bene, ma purtroppo domani parto alle 6 di mattina, quindi io lo registro adesso, non lo registro mai più, e è andata così questa volta. Vi ringrazio già in anticipo per tutto il supporto che mi arriverà, perché io vi conosco, siete veramente degli angeli caduti dal cielo e mi volete troppo bene, siete veramente troppo carini con me, quindi vi ringrazio già in anticipo, sappiate che vi voglio bene, spero che possiate capire che quest'estate a video andrà così perché li ho persi tutti. Cercherò di fare il meglio, il più possibile. Adesso andrò in Spagna e sicuramente cercherò di registrare qualcosa lì. Poi andrò in Toscana e vedremo. Il problema della Toscana è che non ho wifi e devo trovare qualche posto. Detto questo, ci vediamo a spizzichi e bocconi in questo agosto, sperando che sia tranquillo. Quindi niente, fatemi sapere voi come state, cosa fate, dove siete, se vi state divertendo. Ci si vede dalla Spagna. Un bacione.